c'era tutto il partito di Fratelli d'Italia a Teramo per ufficializzare il rientro di Paolo Gatti. Un ingresso che, come si diceva, è un ritorno, visto che Gatti fu tra i primi a credere in quella che all'epoca sembrava una battaglia ideale del partito, che oggi vanta con Sensi la prima donna presidente del Consiglio della storia della Repubblica Italiana. Quando è nata Fratelli d'Italia c'ero, diciamo, ho dato il mio piccolo contributo fondativo. È un ritorno a casa, io sono molto contento, mi sento estremamente a mio agio e riprendiamo un percorso dove si era interrotto, come succede, diciamo, anche nelle migliori famiglie, qualche screzio, ma le politiche di Fratelli d'Italia a livello nazionale e regionale sono assolutamente convincenti. Per Paolo Gatti un ritorno a casa che con ogni probabilità rappresenta anche una candidatura per le prossime elezioni regionali del 2024. Io ho dato la mia disponibilità al partito che farà le sue valutazioni, comunque io sono sì disponibile a ricandidarmi. C'è stato un buon lavoro in questi anni, ma si può migliorare, soprattutto si può migliorare in provincia di Teramo. Io penso di poter dare un contributo in termini di esperienza, capacità, relazioni. Credo di aver dimostrato negli anni in cui sono stato in regione come assessore regionale prima e come vicepresidente del Consiglio poi, di avere qualche, diciamo, capacità. Io la metterò a disposizione del partito e soprattutto della provincia di Teramo. Grande soddisfazione è stata espressa da tutto il partito, in particolare dal coordinatore regionale Eter Sigismondi. Con Paolo abbiamo condiviso una bella pagina difficile e complicata, che era quella della creazione di Fratelli d'Italia nel 2012, con quella campagna elettorale entusiasmante ma sfortunata. Poi ci sono state delle, come dire, diverse vedute del contesto politico, ma con Paolo c'è sempre stato un rapporto di amicizia, di stima reciproca e di collaborazione. Stiamo costruendo un partito importante, un partito che ha saputo diventare il primo partito in Abruzzo e in Italia, e sicuramente Paolo, che sappiamo e conosciamo perfettamente il suo curriculum, sarà una persona che riuscirà a dare un apporto determinante alla crescita del partito, e la dimostrazione quest'oggi con tutta questa gente dimostra, insomma, che c'è molta attesa e molto affetto nei confronti di Paolo.